gli ultimi 8 anni ho sviluppato un progetto che si chiama Il Sesto Continente. Perché si chiama così? È una metafora del Mediterraneo come territorio liquido che unisce le sponde, che è stata la vocazione del Mediterraneo per secoli, mentre adesso il Mediterraneo è una frontiera, è un fronte di guerra, è una discarica, diciamo che è nel suo periodo peggiore storicamente. E la copertina del libro che racchiude questo lavoro è appunto una mappa del Mar Mediterraneo vista come se fosse un continente, per cui è in negativo rispetto alle rappresentazioni classiche del Mar Mediterraneo, ed è un po' la mappa del viaggio che ho fatto nell'arco di 7 anni. È un viaggio che ho fatto sempre via nave e in moto, in cui ho toccato 13 paesi del Mediterraneo, ho percorso 25.000 km in moto e 15.000 miglia marittime, ed è un viaggio che ho potuto fare grazie a finanziamenti del governo catalano, della banca Caixa e della compagnia Grimaldi. Poi, per poter pubblicare il libro, ho fatto una campagna di crowdfunding in cui siamo andati oltre all'obiettivo che ci eravamo prefissati, per cui grazie a 390 contributors è stato possibile pubblicare questo libro di 102 fotografie con un'introduzione di Arianna Rinaldo, e che da poco è disponibile e tra poco sarà anche nelle librerie. Thank you.